Ciao amici del MyLab, la glicemia può essere alta al mattino? Oggi parliamo di questo, ma prima, come sempre, ti chiedo di condividere questo video con i tuoi amici. Abbiamo già parlato in altri video del fatto che qualche volta la glicemia può essere sospettosamente alta al mattino quando ti svegli. Ora, ci possono essere delle cause diverse che non devono per forza spaventarci. Fermo restando che quando hai un sospetto di diabete o problemi di glicemia alta in qualsiasi momento della giornata a digiuno, è bene che tu ti rivolga al dottore perché poi lui può valutare se si tratta di diabete o altre cose. Ma quello che ci hanno detto i dottori che abbiamo intervistato, biologi, nutrizionisti, è: attenzione, guardiamo prima come stanno le cose. Mi sveglio e ho la glicemia ad alta altezza tipo 110 o cose di questo genere. Sappiamo che il sospetto di diabete avviene quando è sopra 125. Hanno fissato, diciamo così, un livello arbitrario che però è un indicatore di qualcosa che non va. Ma già 110 non è ottimale. L'ideale al risveglio sarebbe avere una glicemia nella fascia intorno a 80, 70, 100, capito? Quindi sarebbero valori normali. Ora, è anche vero che possono esserci altre cause. Il classico, che ho fatto vedere in alcuni esperimenti, a me che sono un mangione, è che mangio tardi la sera, vado a letto troppo presto rispetto a quando ho mangiato, il cibo in realtà a un certo punto smette di essere digerito durante la notte perché tutto il corpo scende, diciamo così, di metabolismo e di velocità di digestione, ed ecco che appena mi sveglio, magari prendendo un po' di acqua per, come dire, svegliarmi e dissetarmi, la digestione riprende e sto vivendo la glicemia che si alza perché ricomincio a digerire ciò che si è fermato la sera prima. Tra l'altro questo non fa tanto bene perché vuol dire che hai lasciato nell'intestino il cibo a lungo, sarebbe meglio tenere pulito perché ci sono delle fermentazioni di troppo, diciamo così, quando lo tieni dentro tanto tempo, no? Comunque non volevo parlarti di questo, oggi volevo parlarti del fatto che comunque la nostra risposta glicemica è dipendente dal tipo di metabolismo che abbiamo. Queste foto che ti sto mostrando sono di persone che hanno fatto il programma VIP. È un programma completo, molto costoso, in cui la persona per 15 giorni viene monitorata con il solito glucometro sottopelle, quello che uso io, e vengono registrate tutte le curve glicemiche che la interessano. Quindi gli viene dato in dotazione un telefono, con questo il telefono trasmette in tempo reale al laboratorio le curve glicemiche, le fotografie che lui fa di quello che mangia prima di mangiare e le curve di attività fisica. Ha un Fitbit che praticamente trasmette l'attività fisica, quanto ha dormito e così via. Interpolando tutti questi dati riusciamo a capire tante robe e ci sono persone che sono più sensibili dal punto di vista della glicemia di mattina rispetto alla sera. Cioè ci sono persone che se mangiano un certo cibo glicemico la mattina hanno dei picchi pazzeschi, mentre lo stesso cibo la sera gli crea meno impatto, altri viceversa. Questo è molto interessante perché ci dice tantissimo della personalizzazione. Ecco che questa persona, per esempio, sa se deve limitarsi molto a mangiare la mattina oppure se per lui la mattina è un buon modo per sfamarsi. Sapete quando dicono che la colazione è il pasto più importante per la giornata? Probabilmente è vero e per me è importante, vuol dire che non devo farla. Questo vale per Loris, ma per un'altra persona è veramente il più importante della giornata perché se non lo fa poi soffre di stanchezza o di altri problemi. Capite il discorso? Ci sono tante idee fisse che, viva Dio, a qualcuno funzionano, ma a te cosa ti interessa se funzionano sulla media? Capite? Quindi l'idea è di personalizzare il cibo. Ecco, perché vi tiro fuori questa cosa qua? Perché in effetti questa è una cosa molto interessante. A seconda di com'è il nostro microbioma, anche là c'entra l'intestino, abbiamo risposte glicemiche differenti. Scoprire qual è la tua è importante, perché sai, il fatto di avere sempre la glicemia che fa dei picchi alti provoca infiammazione e un sacco di disguidi a livello fisico e metabolico. Se uno vuole dimagrire deve conoscere questi dati.
perché sa qual è la risposta glicemica, se è peggiore al mattino, al pomeriggio, e quali cibi gli danno più picchi glicemici che portano a un sacco di problemi se ripetuti ogni giorno nel tempo. Quindi insomma, ecco, volevo mostrarvi questa cosa, è molto interessante perché abbiamo fatto vedere anche che le risposte glicemiche di queste persone erano molto molto influenzate dall'orario. Spero che questo video abbia risposto ad alcune tue domande e ti do appuntamento al prossimo video, ma non prima di averti detto di prenotare una consulenza gratuita con i nostri esperti per sapere esattamente cosa può fare per te e come puoi migliorare il tuo stato metabolico.